Ciao Giulio, dove sei? Uh, stati Uniti Questi sono i miei amici Ciao oh. oh, no? oh. Vuoi vedere la grotta dei sospiri? Che, che grotta? Siamo sempre stati attratti dall'ignoto da, da ciò che ci veniva avvitato e quindi questa storia eh, eh, riproduce un, un archetipo fondamentalmente che è quello proprio di, di andare incontro all'ignoto perché lì trovi una vita che altrimenti eh, pensi già di conoscere troppo bene o ti ha già disincantato. Non ti vedi andare in giro con quattro ragazzi che hai appena conosciuto, ma che si sentono un sacco di cose brutte in giro. È genere. una storia che parte come una storia d'amore tra due persone che non sono perfettamente cioè, centrate e che a un certo punto per un, per, un, per un intervento esterno, c'è cioè un Deus ex machina, c'è cioè, cioè una persona che chiama e che fa girare, fa sterzare il film di, di 360 gradi, portandolo a questo twist verso, verso il, 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 il film heist, verso il thriller, verso l'action e dove la storia d'amore però rimane comunque eh, potente e prepotente fino in fondo. Il pathos nasce dalla difficoltà di dover uscire da un cul-de-sac nel quale ti sei andato a ficcare scegliendo consape consape consapevolmente di volerlo esplorare, ma a volte diventa difficile uscirne. Giulio! Ha chiamato, sbrigati! Dobbiamo essere quattro! Dobbiamo sistemare una cosa, ora è meglio se torni in hotel. Mi con te! Coffee, Dimmi che è, è una ragazza americana che viene in Palermo per solo un giorno una notte è un, un, una stagione di sua vita così triste lei, lei sta soffrendo di depressione you know, lei ha vissuto una vita così costretta, costretta perché lei aveva la voglia di diventare una grande pianista uh, ma nel conservatorio um, lei... Or, le hanno detto che lei non, non, non era brava abbastanza per continuare. Quindi lei è così triste. Ah, incontra Giulio, i ragazzi, e poi diventa una storia grande: solo di Ammon, un grande avventura, pieno di azione, pieno di papos, pieno di tutto. Come vedi, questa energia fa parte del film, e il film è pieno di tensione e ritmo anche grazie a Elena. E il personaggio di comandante è il personaggio più figlio di Palermo, è un ragazzo dal, dal passato travagliato, un po' di anni in carcere, senza genitori, eh, suo fratello Samba, diciamo, è la sua famiglia e, e rispecchia un po' quello che è Palermo e anche l'Italia un po' ferma, ecco, no? Siamo comodi, siamo anche strafottenti, arroganti, però in realtà non ci muoviamo da casa nostra e quindi tutto questo coraggio espresso in realtà se vai a scavare non ce n'è molto, e sarà proprio eh, il personaggio di Sophie, no? dall'America. E all'inizio, Comandante, non gli sta bene, no? chi è questa qui, che sta con noi, che esce la sera con noi. E invece, questo fuoco che vedi anche eh, in Elena è proprio il gancio che eh, farà legare questi due personaggi così agli opposti, eh, ovvero Comandante e Sophie. Giulio è un ragazzo che sicuramente ha avuto un'infanzia molto difficile, ha perso, ha perso i genitori molto presto, è cresciuto con i nonni a Palermo e quindi crescendo con i nonni e senza tra virgolette nessun altro ha trovato questi ragazzi che per lui sono la vera e propria famiglia, sono un po' la, la sua sicurezza nella vita, no? Poi piomberà in una notte così unica eh, questa ragazza che sarà uno scoppio interiore che gli darà diciamo, uno spunto per poter vi vivere anche tanto altro e di. E, e di per poter buttarsi in tante altre sfumature della vita che in fondo ancora non ha conosciuto e lo fa tutto in un paio di ore, no? Quegli amori così forti, così grandi, così d'impatto che eh, subito ti, ti cambiano in qualche modo e cambieranno anche le scelte poi che, che farà. Buonasera! Ecco. Vi Vi cinema. Cinema. Buonasera!